Buongiorno a tutti, sono Daniela Donisi, sono un architetto e sono anche un giardiniere e oggi sono qui per parlarvi di un argomento che mi sta davvero molto a cuore, ovvero quello della memoria olfattiva all'interno del vostro spazio verde, il vostro spazio di benessere. Inizieremo a parlare di questo argomento utilizzando questi meravigliosi bulbi da fiore. Questi sono dei giacinti che erano già sacri agli antichi greci e ai romani, addirittura gli spartani. E celebravano una festa in onore di questo fiore. Erano le festività giacinzie. Sono legati al mito sacro di Apollo, che si era invaghito di un giovane che aveva ucciso per errore, e quindi questo giovane chiamato Giacinto, per essere ricordato, viene legato appunto a questo fiore selvatico che Apollo fa nascere proprio per celebrare la sua memoria. A livello simbolico, il giacinto dall'Ottocento è legato più a un senso di divertimento, di gioia. E posso dirvi la verità, ogni volta che io ne sento il profumo sono davvero piacevolmente stupita. Io questi giacinti in realtà li avevo posti su una scala esterna, sono coltivati all'interno di questi vasi dove c'era già del rosmarino prostrato. E ogni volta che salgo o scendo questa scala sono veramente colpita da questo profumo che è persistente, delicato, dolce, in una sola parola è un profumo meraviglioso e che scatena in me una sensazione di benessere, una sensazione di pace, di armonia. Posso dire che è davvero una piccola coccola per l'anima. Il profumo di un fogliame, il profumo di una corolla, sono davvero delle piccole carezze emotive. E possono davvero regalarci un momento di benessere all'interno di quelle che sono le nostre vite piuttosto problematiche e stressate. Quindi è molto importante inserire delle piante profumate anche all'interno della propria abitazione. I giacinti tradizionalmente venivano coltivati all'interno di vasi molto particolari, vasi a campana rovesciata praticamente, con una parte globulare sommitale dove veniva inserito il bulbo da fiore. Il resto del vaso ovviamente veniva riempito, viene riempito, perché questi vasi in realtà si trovano ancora in commercio con dell'acqua. Le radici del bulbo vanno a cercare ovviamente l'acqua, quindi si allungano e con tutte le sue riserve nutritive già contenute all'interno, il piccolo bulbo riesce a fiorire. Quindi tradizionalmente i giacinti venivano anche coltivati nell'abitazione grazie a questo escamotage, che era una sorta di coltivazione, idroponica che precorreva i tempi. L'unico difetto che io attribuisco al giacinto è quello di durare troppo poco. Questa fioritura purtroppo non è una fioritura molto lunga. Come si fa ad allungarla? In realtà la bacchetta magica purtroppo non esiste. Quindi l'unico trucco è questo, ovvero comprare più bulbi e metterli a dimora, a scalare, quindi differenziandoli in maniera temporalmente diverse in modo tale che riescano a fiorire in momenti diversi e quindi ad intervalli. E questo è, diciamo, il trucco per poterne godere maggiormente i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Vanno molto bene anche i giacinti acquistati magari nei garden o nei supermercati che sono già pronti a fiorire. E beh, semplicemente li porteremo in casa e godremo della loro meravigliosa fioritura e del loro profumo che è davvero incredibile. Ma per quale motivo il profumo per gli esseri umani è così importante? Perché i bulbi olfattivi sono siti nel sistema limbico del nostro cervello, che è quello preposto alle emozioni, per cui uno stato di benessere, uno stato che ci può anche innescare un'emozione di gioia, semplicemente ci rende più rilassati e sono quelle emozioni, quelle tracce olfattive che si vanno proprio a sedimentare nella memoria e che quindi rendono uno spazio più facile da ricordare, con una sensazione proprio di piacere. Ovviamente se il sistema limbico sente delle emozioni legate per l'appunto alla gioia, alla felicità, al benessere, anche il sistema rettiliano, la parte istintuale praticamente del cervello ne beneficerà
e quindi diciamo che sarà meno allertato, meno pronto magari anche a produrre dei meccanismi di difesa, perché quella è la parte del cervello che ci mantiene sempre un po' sull'attenti, perché è proprio quella legata agli istinti di sopravvivenza. E quindi anche per questo che tutto quello che è legato all'aromaterapia, al profumo delle piante, è qualcosa di importante proprio per noi esseri umani, qualcosa che ci può fare bene e che può aumentare il nostro benessere. Anche i narcisi, che sono delle altre bulbose da inselvatichimento, hanno una nota olfattiva molto delicata, più delicata rispetto al giacinto, ma possono illuminare in questi ultimi mesi invernali di colore e di tracce emozionali il nostro giardino, oppure anche il nostro balcone, il nostro terrazzo, perché sono piante che si prestano anche molto bene alla coltivazione in vaso. Quali sono le altre piante che possono rendere nei mesi invernali il giardino indimenticabile dal punto di vista olfattivo? Beh, possiamo sicuramente utilizzare il Chimonanthus praecox, ovvero il calicanto, che ha una profumatissima fioritura molto delicata e di una buona durata. Poi sicuramente le Gevorcia crisanta, che è di nuovo un profumo delicato e una fioritura interessantissima. È un arbusto che cresce molto lentamente, quindi vale la pena comprarne un esemplare un po' più grande, un po' più formato, però è veramente una pianta che diventa un fulcro del giardino, sia per la bellezza delle sue foglie che per la particolarità dei suoi fiori. Poi sicuramente la lonicera fragrantissima, ovvero il caprifoglio d'inverno, che ho visto coltivato in Francia proprio al di sotto dei davanzali, perché ha un profumo talmente buono e delicato che basta aprire una finestra e questo ti arriva in casa, portandoti veramente una ventata di freschezza. E la Daphne odorosa, che però fiorisce un pochino più tardi, fiorisce fra febbraio e marzo e ha di nuovo un fiore che sicuramente è molto carino, piccolo, campanulato, rosa, però con un profumo fresco, di nuovo delicato. Ecco, le fioriture invernali generalmente si contraddistinguono proprio per questa freschezza, per questa delicatezza del profumo. E quindi vale la pena di inserire queste piante all'interno del proprio spazio verde, del proprio giardino, oppure anche del proprio terrazzo, perché sono piante che si prestano bene alla coltivazione in vaso. E quindi io sinceramente ve le consiglio. Bene, questo primo video sul profumo all'interno del giardino finisce qui. Io spero che questo argomento vi possa davvero intrigare e vi possa aiutare a progettare al meglio il vostro spazio di benessere. Ricordate che tutto quello che ci dà una sensazione di gioia e di piacere è veramente una coccola per l'anima. Quindi, se volete implementare le vostre coccole dal punto di vista giardinicolo, non vi resta che guardare anche gli altri video. E ovviamente, se avete bisogno di un consiglio di progettazione del verde o di una realizzazione personalizzata, contattatemi. Grazie e grazie soprattutto per i vostri like. Arrivederci e al prossimo video.